comunicato nel quale rende noto che l'intenzione della dirigenza biancorossa è quella di effettuare verifiche e approfondimenti su alcuni episodi emersi sul finale della scorsa stagione, accertamenti che richiederanno tempo ed attenzione. Ma appena il giorno seguente, domenica 9, Bernardi dal palco di Perugia, dove ha presentato il suo libro, ha ribadito la sua volontà di restare alla SIR e vincere la Coppa dei Campioni alla guida dei Black Devils. E ora di nuovo una dichiarazione a distanza. Questa volta anche il presidente Gino Sirci si affida ai social e attraverso il profilo Facebook della società, rivolgendosi in prima persona direttamente ai tifosi, il presidente afferma: capisco la diversità di opinioni, ma tutto quello che stiamo facendo e faremo è esclusivamente e assolutamente nell'interesse della società Sir Safety Conad Perugia e dell'intera tifoseria. Rimaniamo sul volley per parlare però dell'Italia. Le azzurre del volley per questa tappa tutta perugina della Nations League che inizia oggi con il primo match. Vediamo. Si apre il sipario questa sera sull'attesissima seconda tappa italiana della Volleyball Nations League femminile, ospitata al Palabarton di Perugia. L'impianto di Payan di Massiano si appresta a fare da cornice al più grande evento legato alla pallavolo femminile mai ospitato in Umbria. Le ragazze terribili guidate da coach Davide Mazzanti sono arrivate già domenica a Perugia, dove sono state ricevute anche dal sindaco Andrea Romizzi a Palazzo dei Priori. Il capitano Cristina Chirichella ha scambiato un gagliardetto con il primo cittadino, un po' come avviene prima di ogni match. E alla vigilia delle gare della prima giornata perugina, gli allenatori delle squadre che partecipano alla pool numero 13 della Volleyball Nations League 2019, Italia, Corea del Sud, Russia e Bulgaria, hanno incontrato la stampa. L'Italia affronterà la Corea alle 20 e sarà una sfida tinta di azzurro, almeno nelle due panchine, visto che la nazionale coreana è guidata da coach Stefano Lavarini. Io sono stato fuori adesso 2 anni in Brasile, ho avuto l'opportunità di cominciare questo percorso con una squadra nazionale comunque straniera e in pratica è la prima volta che torno a casa dopo 2 anni e mezzo e giocare a questo livello, in questo tipo di manifestazione, è sicuramente molto emozionante. Poi ancora di più con l'Italia, con Davide, insomma, ci sono un sacco di ingredienti che da un punto di vista emozionale fanno l'evento, cioè ingrandiscono tantissimo la risonanza di questo evento a livello personale. Forte di 2 vittorie consecutive, il tecnico azzurro Davide Mazzanti cerca invece la continuità dei risultati e la crescita del gioco. Quando siamo tornati in Italia, già da Conegliano abbiamo percepito l'affetto che comunque abbiamo generato nei tifosi, ma anche nella gente comune che magari non aveva guardato mai la pallavolo. E quindi è un motivo in più per alimentare questo affetto e anche per noi, perché non credo che sia una cosa banale giocare comunque in casa, e visto che abbiamo un grande appuntamento in casa ad agosto, abituarci anche a avere il pubblico dalla nostra parte adesso sia una cosa comunque da sperimentare, e siamo già alla seconda tappa qui in Italia e quindi sarà un momento in cui fare esperienza. Adesso il